Benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale vi voglio mostrare una delle possibili soluzioni per controllare remotamente un PC a partire da un altro PC fisicamente distinto. Per questa presentazione useremo il programma TeamViewer, che è a mio parere molto molto pratico e molto efficiente per questo scopo ed è anche molto facile da installare e da utilizzare. Allora, per simulare la connessione fra due PC distinti sul mio monitor mentre sto registrando questo tutorial, ho aperto una sessione di Ubuntu 10.04 in una virtual machine e questa fungerà il PC remoto, diciamo così, che noi vogliamo controllare a partire dal nostro PC. Quindi qui sulla destra abbiamo la virtual machine che è l'altro PC, mentre qui nel color violetto abbiamo il mio PC principale, quello installato veramente, ecco, dal quale appunto controllerà il PC nella VirtualBox. Per prima cosa però ovviamente il programma TeamViewer per poter aprire un canale di connessione fra i due PC deve essere installato da entrambe le parti, un po' come tutte le soluzioni software che permettono il controllo remoto, ovviamente per parlarsi le due parti devono essere installate specolarmente. Allora, sul mio PC principale il programma è già installato, quindi vi faccio vedere solamente nella VirtualBox dove si va a prendere il programma, come lo si installa e poi lo faremo partire e vi mostrerò appunto la dimostrazione di controllo remoto. Allora, TeamViewer è un prodotto proprietario della ditta che immagino si chiami TeamViewer. Ed è, come potete vedere da queste icone, un prodotto multipiattaforme. Questo è un vantaggio non indifferente. Questo significa che, avendo TeamViewer installato su un PC con Windows, su una macchina Mac, su una macchina Linux o addirittura su un telefono, smartphone Android o iPhone, abbiamo la possibilità di controllare un altro PC remotamente. Quindi, indipendentemente dalla piattaforma. Noi ovviamente ci concentriamo sul nostro amato pinguino, quindi scegliamo l'iconcina del pinguino e scarichiamo per Ubuntu, a seconda della nostra architettura, se abbiamo installato a 64 bit oppure a 32, scegliamo il pacchetto, da scaricare e basta fare clic qui sul pulsante e viene chiesto di salvare, come vedete qui nella barra di stato, il rispettivo pacchetto Debian da installare. Per risparmiare un attimino di tempo, io l'ho già scaricato in precedenza e qui nella mia cartella scaricati ci troviamo il nostro pacchetto Debian, nel mio caso a 64 bit. Per installarlo basta fare doppio clic, parte l'installatore. Controlla le dipendenze con altri pacchetti, in effetti ne installerà altri 9, noi basta schiacciare installa pacchetto, la password e voilà, e aspettare qualche istante che faccia il suo lavoro. Ecco, intanto che lì viene installato il programma, io sul mio PC principale lo posso già avviare, quindi quando si installa viene messo nella sezione internet, eccolo qua, TeamViewer, voilà, lo faccio partire, ecco che parte, chiudiamo questa finestrella che non serve, lo teniamo qui buono buono in attesa dell'altra installazione, poi passeremo alle spiegazioni di dettaglio. Ecco, installazione terminata. Nel frattempo, e quindi possiamo
possiamo chiudere l'installatore dei pacchetti, mettere icona questa finestra, ecco, e come ho appena detto il programma è appena stato installato e lo troveremo anche qui sotto la sezione internet, eccolo qua, TeamViewer, quindi lo avviamo anche da questa parte, ci vuole un attimino, ecco qua, avviato e voilà.